Ehi, guarda. Niente male. Mi hanno colpito! Oh merda! Attività terroristica rilevata! Torna a casa! Rimasto! Ok, vediamo cosa abbiamo qui.
Pronto? Oh, ehi, V! Mi chiami per un motivo o solo per sentire come sto? Per un motivo. Ho trovato il tuo annuncio su Swedenborg Riviera in rete. Oh, quello! Wow, me l'ero completamente dimenticato. Quindi, ancora valido? Beh, voglio ancora fare un pezzo su di lui. Quindi, se scopri qualcosa su Swedenborg, ti pagherò in caviale nero e champagne. Ma dubito che troverai qualcosa di nuovo. Cosa sei riuscita a scoprire finora? In breve? Un cazzo. E la versione lunga? Beh, sembra che Swedenborg Riviera non sia solo un filosofo e un economista radicale, ma anche un netrunner dannatamente bravo. Un tipo poliedrico. Puoi dirmi di più? Potrei, ma sarebbe uno spreco di tempo. Te l'ho detto, quel tizio è un fantasma. Provare non costa nulla, no? Wow, vedo che siamo molto positivi. Come vuoi, allora? Ho iniziato le ricerche circa un anno fa, dopo che uno dei seguaci di Swedenborg aveva lanciato una Molotov contro la sede di Helvetia. Ho cercato di contattarlo, ma niente da fare. Un vicolo cieco. Ho assunto un detective. Anche lui non ha trovato nulla. E l'IP collegato all'account? Avrà sicuramente usato dei demoni mascheranti, ma resta sempre qualche traccia. Bene, bene. Non sapevo di avere a che fare con un professionista. E comunque, ci ho provato. Sono riuscita a localizzare il segnale a Santo Domingo, ma non è stato possibile collegarlo a un indirizzo specifico. Il distretto è pieno di unità, come saprai bene. Ho pagato qualche abitante per dirmi se aveva visto o sentito qualcosa. Niente, zero. Ho esaurito tutte le piste. Capito. Senti, mandami le coordinate dell'ultimo data terminale che ha trasmesso il segnale, ok? Darò un'occhiata. Alla peggio, avrò perso un'ora della mia vita. Chi lo sa? Ehi, se proprio insisti. Perché no? Ma davvero, V? Non farti troppe illusioni. Buona caccia. Thank you.
questa ossessione per Sui Dancoso. Speri che trovandolo possa rivelarti il senso della vita? Aspetta, ti risparmio il disturbo. La vita non ha senso. Con te nella testa? Concordo. Che ne dici di fare un po' di silenzio? Non riesco a pensare. Hai smesso di farlo molto tempo prima che arrivassi io. Ma certo, dai pure tutta la colpa a me. Aspetta. Shh. Devo dare un'occhiata in giro. Router pirata. Credi che sia opera di Swid? C'è un solo modo per scoprirlo. Il segnale corrisponde a quello tracciato da Nancy e prosegue verso le Badlands. Sembra un server proxy. Non dirmi che andiamo nelle e Badlands. E perché no? Perché è tutta un'enorme perdita di tempo. Che cazzo te ne frega di quello Sweden in culo Borg? Si esalta a sparare cazzate e tutto il mondo se le beve stupidamente. I tre rami del governo sono la lobotomia dell'autonomia del popolo. Che cazzo significa? Oh, adesso capisco cosa succede. Sei invidioso. Invidioso? Di questo Sweden merda. Ti ha dato di volta il cervello. Beh, perché lui viene seguito da tutti gli anarchici e i ribelli. Mentre tu suonavi in bettole schifose per un pugno di ragazzini sfigati. Non sparare merda su quello che non conosci. Divertiti con la tua pista del cazzo.
Le porta qui e sparisce di nuovo. Maledizione. Un altro router. Sembra che... Il segnale continua. Verso un altro tren. Ne parliamo dopo. Cosa c'è stavolta?
sì! Adrenalina pura! Fanculo! Che male! Cristo, finalmente. Guarda, se ti allontani abbastanza dal tanfo, persino Night City sembra bella. Lasciami indovinare, un altro router? Il segnale conduce da un'altra parte? Già. Ehi, magari fa tutto parte del messaggio di Swedenborg.
La vita è movimento. Fanculo alla destinazione. L'importante è il viaggio. Non avrebbe tutti i torti. Cristo, vi, questa è la filosofia dei sempliciotti. Hai mai letto un libro in vita tua? Anzi, non dirmelo. Non voglio saperlo. Quindi, dove ci porterà il prossimo indizio? A una lezione di yoga? A un monastero tibetano? No, a... a un Luna Park. Oh, il mistero si infittisce. La traccia si interrompe qui. E quindi lo stronzo si nasconde da queste parti? Forse. O forse arriveremo a un altro terminale. Vedremo. Zona interessante. Molto adatta allo stile del nostro amico. In che senso? Il Luna Park è un'altra parodia del capitalismo fuori controllo. Intrattenimento a basso costo per poveri idioti, ecco in che senso. No, non poteva essere un Marlin. Un vero Marlin vivo.
Il capitale è il sangue del sistema di oppressione. Il denaro è uno strumento usato dai colonialisti che ci opprimono la mente. La divisione in classi è terreno fertile per l'anarchia. Cosa diavolo è questo? Quello che sembra, Swedenborg Riviera. Accorrete a parlare con il profeta di Night City. Oh, questo è troppo. Un filosofo a molla. Dammi un paio di Eddie. Voglio vedere che cosa viene fuori. Incontrerai una receptionist attraente quando meno ti starai aspettando un'esplosione violenta di lotta di classe. Il successo è l'indebolimento dell'anima. Com'è possibile? Non ne ho idea. Ma Cristo, Vi! Non è bellissimo? Mezza rete si sta facendo ispirare dalla saggezza di una marionetta sotto vetro. La gente si scanna per interpretare le sue parole. Oh, cavolo! Devo ammetterlo. Ne è proprio valsa la pena di sopportare 50 anni di prigione per questo momento. Dobbiamo dare un'occhiata. Qualcuno deve averci messo le mani. Sul serio? Che c'è? Credi che troverai un pupazzo a molla che vuole diventare un bambino vero? Guarda, qualcuno ha collegato Swedenborg alla rete. Che stiamo aspettando? Andò. Vediamo quali segreti scorrono in quei cavi. Ok, quindi, se ho capito bene, qualcuno ha hackerato questo bot veggente, modificandone l'algoritmo per inviare aforismi contro il sistema invece di semplici profezie. E poi l'ha collegato alla rete tramite un sistema di router che mascherano l'origine del segnale. Un cazzo di genio. Possiamo scoprire chi è stato? Voglio stringergli la mano. Improbabile, per due motivi. Primo, non ha lasciato tracce. Secondo, sei morto, Johnny. Ah, giusto. Quando mi infervoro, me lo dimentico. Ehi, Vi, non spegnerlo, ok? Non preoccuparti, Johnny. Non priverò Night City del suo filosofo del popolo. Ah, bene, allora. Lunga vita a Swedenborg. Gli strumenti di produzione dovrebbero appartenere all'inconscio collettivo. Ah, Vi. Lasciami indovinare. Mi hai chiamato per dirmi che hai smesso di sbattere la testa contro il muro? Beh, non esattamente. Abbiamo qualcosa. Noi? Qualcuno ti ha aiutato? No, era un plurale maiestatis. Tornando a Swedenborg. Era tutto uno scherzo. Che cosa? È un veggente automatico. Mette insieme delle parole che sembrano avere un significato profondo. Qualcuno l'ha collegato in rete. Probabilmente se la ride al sicuro. Merda, Vi! Questa storia è persino migliore di quanto pensassi. Ora ci penso io. Oh, e i tuoi Eddie? Li ho appena trasferiti. Grazie. Ciao.
succede. Thank you.
state cercando di farmi ammazzare! Vieni da papì! Ho ricevuto i dati. Grazie, V. Contratto chiuso.